Ed eccoci ancora in diretta, noi siamo sempre negli studi di Le Fonti TV, sono le 3:47, mi piace leggere l'ora perché siamo live in questa maratona dedicata alle donne e al lavoro che è partita proprio non questa mattina ma ieri mattina, perché di fatto siamo già quasi alla mattina successiva, ma che proseguirà fino alle 9, poi si concluderà il nostro format della maratona e poi riprenderemo con il nostro palinsesto. E devo dire che anche se noi siamo chiusi in studio da questa mattina, soprattutto in questa nottata stiamo diventando molto internazionali, complice anche il fuso orario che ci permette di collegarci con altri paesi del mondo, però insomma questo è un po' l'obiettivo di questa parte della notte, cioè quella di metterci in relazione, di parlare con donne diverse che fanno un mestiere diverso e che soprattutto appunto sono collegate da altre parti del mondo per capire un po' anche come viene vissuta un po' la tematica che abbiamo analizzato nella giornata di oggi, quella relativa ai pregiudizi della donna e alla diversità di trattamento che spesso ancora purtroppo oggi esiste tra uomo e donna. Io saluto Ambra Battilana Gutierrez. Ciao Ambra, grazie per essere qui con Ciao, noi. grazie per Ciao. avermi in onda. Spero che la connessione sia giusta, che Per funzioni. Sono ora, da Los sì, Angeles. esatto. Stavo dicendo, tu sei collegata da Los Angeles, per ora ti sentiamo assolutamente in modo perfetto. Questa è una delle cose più belle purtroppo del periodo che abbiamo vissuto, quello di aver migliorato, no? Tutti quanti un po' la connessione, l'abilità digitale, insomma, proprio per poter parlare anche a distanza. Quindi ancora di più in questo caso, ben venga questo collegamento. Allora, tu sei una modella, Abra, dico giusto due cose di te per inquadrare, insomma, poi sei conosciuta, sei un volto noto, però per chi non ti conoscesse, tu sei una modella italiana di origini filippine, vivi in America da quanto tempo ormai? Da 4 anni più 4 su anni. per giù, sì. Da 4 anni. Tu sei stata finalista nella selezione per Miss Italia, quindi hai iniziato a lavorare appunto come modella e hai continuato a farlo dall'Italia all'America. E qui arrivo subito al punto perché poi mi serve per analizzare con te gli argomenti che dicevo poco fa. Sei stata una delle prime donne ad aver denunciato pubblicamente il produttore Weinstein per i suoi comportamenti molesti. È un caso che tutti conosciamo, una vicenda giudiziaria che ha visto peraltro protagoniste oltre 80 donne. Insomma, poi si era proprio scatenato il caos quando anche molte donne conosciute avevano raccontato la loro esperienza personale e tu l'hai fatto quasi per prima. Allora, facciamo così. Prima ti chiedo, così ho messo, diciamo, sul tavolo gli elementi di cui voglio parlare con te, però prima ti chiedo quando hai iniziato a fare la modella e soprattutto se sei contenta di aver fatto questa scelta, proprio per tutti i pregiudizi che stanno dietro a persone che come te decidono di intraprendere una carriera come questa. Sì, posso fare un piccolo esempio solamente nel discorso in cui perché ho intrapreso questo, scusa che a volte mi dimentico delle parole, Eh no, non ti questo preoccupare, percorso. certo, immagino. E, ho studiato come geometra, quindi comunque un corso di studi che non molte donne fanno, però ero molto appassionata nel discorso di architetto, di design, mi è sempre piaciuto, sono molto artistica in quel genere. E quando mi sono diplomata con dei buoni voti, ho fatto dei colloqui, actually ho fatto un colloquio e mi hanno chiamato, io sono andata, mi sono presentata professionale, tutto quanto in tempo. E praticamente ho aspettato per 40 minuti nella waiting room per il geometra che mi venisse a fare il colloquio dello studio in cui io stavo praticamente cercando di entrare a lavorare. Quando praticamente la segretaria mi disse che il geometra era pronto per ricevermi, dopo questi 40 minuti di attesa, nel momento in cui questo signore mi vide, avevo 18 anni, 19 anni. Praticamente comincio a dire: ah, mi dispiace, mi scusi signorina di averla fatta aspettare 40 minuti, è una cosa che non succede mai. Lei quando vuole iniziare? E io, Senza neanche tutta farti il confusa, colloquio, appunto. sì, io tutta confusa, pensai, no, non lo so, magari
ha visto il mio curriculum, cioè mi ero appena diplomata, quindi non è che avevo fatto tanta esperienza. E io dissi, beh, non so cosa dovrei fare, quando dovrei iniziare. Ah, ma subito se vuole, la posso fare iniziare subito, oggi, domani, quando vuole. E io un po' così, boh, non so, non mi sentii molto a mio agio. E praticamente da lì cominciai a capire che il mio aspetto, anche se in qualche modo volevo intraprendere qualcosa di un po' più intellettuale, non mi poteva garantire di avere un posto per le mie capacità, da quello che riuscivo a vedere, anche se comunque ero molto brava e tutto il resto, Sì, nel senso però tu potrei dici, però essere in stata quel momento, un'aggiunta. no, ma certo, assolutamente nessuno può mettere in dubbio che tu lo fossi veramente brava, però in quel momento chiaramente quella persona non ti aveva considerata certo per le capacità, perché non No, ti aveva non mi ha messo alla chiesto prova, nulla, appunto. nulla di quello che io ho studiato, di quello che ho fatto, E tu hai solamente rifiutato, quindi, visto. esatto, ma tu hai E rifiutato? da quando, sì, in quel momento lì ho capito che non sarebbe stato facile, non sarebbe stato facile essere magari una ragazza di aspetto carino e riuscire a cercare di fare un lavoro che magari mi appassionava, come quello lì di architettura o design. E quindi da lì, non so, pensai che il discorso di moda, dato che comunque c'erano tantissime belle ragazze che facevano questo lavoro, non mi avrebbe messo in una situazione compromettente, perché comunque nel momento in cui c'erano talmente tante ragazze nel lavoro, nessuno avrebbe dato fastidio a me se soprattutto io non volevo. Quindi Certo. era più un discorso di, non so, sentirmi che non ero fuori da dal sì, tipo un pesce fuor d'acqua. Certo, assolutamente. Beh, allora diciamo che già in quel frangente si è capito come tu ti sentivi di approcciare, no? Il mondo maschile, perché poi si parla di questo, perché chiaramente se la persona di cui stiamo parlando fosse stata una donna, probabilmente anzi ti avrebbe messo sotto torchio, ti avrebbe fatto anche Sì. più domande rispetto al previsto, ma al di là delle battute, questo perché mi viene da dire che poi hai deciso di fare la modella. E immagino però che tu ti sia dovuta scontrare con situazioni che è vero che magari le hai messe più in conto, non lo so, questo lo chiedo a te, però Sì, situazioni analoghe, certo. no? Ecco. Sì, però il discorso è che essendoci magari donne un po' più aperte a discorsi del genere, io mi sentivo abbastanza tranquilla Ok, proprio per certo. questo discorso. Chiarissimo. E sì, poi piano piano iniziai la mia carriera verso Londra, poi Parigi e per fortuna arrivai qui in America. Iniziai a New York, dove poi purtroppo succedette questa situazione con Weinstein, e da lì mi cambiò la vita perché fui la prima persona praticamente ad andare dalla polizia nel 2015, quando ancora nessuno parlava di lui pubblicamente. Eh Io sì, guarda, non io lo ero. pronuncio anche male lui, ma non mi vergogno di pronunciarlo male perché è una persona che, non, anche se non la Ah, pronuncio, no, no, sto sì. bene lo stesso, ma no, ma a parte. Quindi esatto, perché tu, questo è importante. Noi abbiamo voluto scrivere in sovrimpressione la modella italiana che ha messo al muro lui, questo personaggio, ma sei stata la prima, prima che il polverone poi si sollevasse, no? Appunto, Sì, risale al ero da 2015. sola. Eri da sola, però tu hai avuto il coraggio lo stesso, perché poi infatti dopo è chiaro che quando si è in gruppo è più facile denunciare anche certe cose, ma Sì. cosa è successo, se te lo posso chiedere, se vuoi parlarne, ma Sì, in poche parole posso spiegare. Praticamente incontrai questa persona Sì. in un after party di uno show che lui aveva prodotto ed ero insieme al mio agente ed altre modelle. E praticamente vidi questa persona che mi osservava da lontano in continuazione. E ai tempi io parlavo pochissimo inglese, avevo 22 anni, avevo iniziato praticamente a imparare l'inglese tramite cartoni animati che guardavo in Sì, TV, sì. e quindi non parlavo con nessuno. E lui poi cominciò a camminare verso di me e mi cominciò a chiedere chi fosse il mio agente.
E da lì misi lui a parlare col mio agente, che era praticamente alla mia destra, perché io non lasciavo mai il suo fianco. E parlarono di, boh, non lo so, un possibile casting per un lavoro. Io non sapevo chi fosse questa persona. E niente, da quella sera poi io poi non pensai più nemmeno a chi fosse o a nulla, nemmeno a pe pensiero Certo. di fare un lavoro di attrice o niente. E il giorno dopo mi arrivò una mail con un casting praticamente nel suo ufficio, e io andai e questa persona praticamente mi mise le mani addosso. Ah, proprio, cioè, E senza, non io, è che non c'era equivoco, no, insomma. nel giro di 3 minuti, io avevo incontrato questa persona 3 minuti il giorno prima, il giorno dopo, nel giro di 3 minuti in questo studio, dove fuori c'erano persone che scrivevano al computer, proprio era uno studio, un ufficio. Io non ero andata in nessun hotel, in nessuna Certo. casa, cioè proprio una cosa super normale per il mio lavoro. Io vado in uno studio e mi fanno un casting, e faccio tutti i giorni nella mia vita. E questa persona mi mise le mani addosso. Io, nel giro di un'ora, che riuscii ad andare dal mio agente, andai subito dalla polizia. Questo era il 2015. Io avevo 22 anni, ne non ero nessuno, non ero conosciuta, non conoscevo nessuno, parlavo, boh, non so, il 50% di inglese che parlo adesso, Certo. e denunciai questa persona. E questa cosa praticamente finì su tutti i giornali. C'è stato uno scontro mediatico tra i giornali che mi proteggevano e i giornali che mi volevano distruggere. Eh certo, perché poi eri anche tu da sola con lui, quindi è stato anche, immagino, difficile da dimostrare, perché lui avrà detto che non aveva No, assolutamente. non era difficile da dimostrare, solo che purtroppo non era diventato pubblico che io il giorno dopo ho collaborato con la polizia, mi hanno messo praticamente un microfono addosso, io ho incontrato questa persona di nuovo e ho registrato tutto quello che è successo. Quindi lui ha anche detto di essere abituato a fare cose del genere e che nessuno ha mai detto nulla, e che io non dovevo lamentarmi della situazione. Ed era tutto non su carta, su audio, solo che nessuno aveva fatto uscire queste registrazioni, che poi nel giro di anni io praticamente avevo fatto una copia di queste registrazioni che ho tenuto con me per 3 anni e mezzo, quando me ne sono andata praticamente nelle Filippine a vivere per cercare di rimanere in vita o Certo. sicura, diciamo safe. E niente, io poi ho incontrato questo Ronan Farrow, che è un giornalista meraviglioso, che ha iniziato a fare le indagini e me ha messo insieme tutte queste attrici, che poi tra Asia Argento, Rose McGowan e tutte queste qua, poi con le mie registrazioni che sono uscite, hanno iniziato il movimento Me Too. Ma ai tempi non avevano divulgato le registrazioni nonostante tu avessi collaborato con la polizia, perché il personaggio è potente? Cioè, perché poi mi dico, Eh sì, vabbè, ok. esattamente. Cioè, io sono venuta adesso a scoprire tramite persone che prima lavoravano nella polizia, che adesso non ci lavorano più, che mi hanno detto che praticamente delle persone del suo studio legale hanno chiamato la polizia per dire se hanno cancellato tutte le registrazioni, se non c'erano più prove, tutte queste cose qua. Per fortuna che io ho ottenuto una copia, altrimenti Eh chissà certo, dove certo. sarebbe finita. Tu hai detto, vabbè, hai detto tante cose importanti, ma due che mi hanno colpita particolarmente. Intanto la prima, quando hai specificato, tu hai fatto benissimo, però secondo me non dovrebbe esserci bisogno, quando hai specificato che quando sei andata da lui eri in un ufficio. Ma ti spiego anche perché. È chiaro che andare in un'altra location, tipo un hotel, una stanza d'albergo, fa subito dire, vabbè, ma insomma, è un... No, succede che ci Però, sono, esatto, sì. però dico, però perché si deve sempre partire dal presupposto che se una persona, una donna va in una stanza d'albergo, l'uomo deve essere, come dire, portato No, a metterle le certo. mani addosso? No, poi si può dire, vabbè, la stanza d'albergo è un luogo più intimo, però non è che se mi inviti in una stanza d'albergo vuol dire che pronti via, puoi farmi quello che vuoi. Quindi mi ha colpito Certo. che tu hai dovuto specificare e questo già fa capire quanto ci sia ancora da lavorare da questo punto Ah, di vista. sì, Ecco, perché certamente. poi Sì, la sì, sì. colpa ricade sempre sulla donna, no? Quando succedono delle cose. Punto numero uno. La seconda cosa importante è proprio quello, quando hai detto
Ai tempi ero da sola nel 2015, no? Sono stata la prima a denunciare questo produttore cinematografico. Ti faccio una Sì. domanda un po' così provocatoria. Poi è stato, Certo. tra virgolette, comodo denunciare, cioè vedere le denunce delle altre tue colleghe, cioè quando poi tutto il polverone si era sollevato. Guarda, diciamo che non voglio proprio dirlo in modo diretto, però nel momento in cui tutto è uscito fuori, nel 2018, sono quasi rimasta come si dice, nello shadow, nell'ombra di quello che stava succedendo, che poi non mi è dispiaciuto, nel senso ho fatto tutto quello che ho fatto per altre persone, perché io sapevo che avevo la sensazione che questa persona faceva questa situazione a tante altre persone. Quindi ho voluto fermare questa cosa, l'ho fatto proprio per altre persone. Cioè io ho perso la mia carriera per 3 anni, Certo. dove comunque io non ho potuto fare nemmeno tipo un lavoro normale, perché il mio nome era dappertutto. Vabbè, mi sono rifugiata nelle Filippine in quel periodo, però comunque nel momento in cui tutto è uscito fuori, c'è stato prima il nome di Angelina Jolie o di Salma Hayek o comunque, capito, persone che sono Certo. conosciute. Però la differenza è una, adesso io non ricordo poi cos'è, però siccome questo personaggio ha detto che lui non ha mai, e l'ha detto anche a te peraltro, cioè che insomma era abituato a fare queste cose, che nessuno gli Sì. aveva mai detto di no, e che lui quando poi è finito nella bufera giudiziaria ha detto ma io non ho mai fatto nulla laddove non c'era la volontà anche dall'altra parte, no? Quindi No, no, no. sostanzialmente ha detto anche le altre Tante donne, menzogne, ok. menzogne, perché non credo che nessuno avrebbe voluto fare questa cosa. Lui giocava molto in modo manipolativo, mental game, tutte queste cose qua, perché comunque lui, cioè, offriva anche a me la possibilità di diventare la prossima stella di Hollywood, Lo so, e certo, cioè, a me non frega nulla, quindi lo il so, discorso è purtroppo hai quello. detto bene tu, mental game, ci sono delle persone anche più fragili che si lasciano Eh sì. abbindolare, perché poi, insomma, lo sappiamo molto bene che per diventare una stella del cinema non bisogna certo farsi mettere le mani addosso da un produttore cinematografico, ma bisogna dimostrare di saper diventare e di poter diventare una stella del cinema in questo caso, quindi vabbè. Però evidentemente, come hai detto tu, lui manipolava la mente Ah delle tue sì. colleghe, insomma. E ecco, da allora a oggi cos'è cambiato, Ambra? Nel senso che poi tu però non ti sei fatta, cioè hai passato un periodo sicuramente difficile, ti sei rifugiata nelle Filippine, però hai comunque deciso di continuare a fare questo mestiere. Sì, sono ritornata a New York, ora ho iniziato piano piano a fare delle cose più piccole, magari dove anche il mio volto non era proprio molto riconosciuto, perché comunque io amo questo lavoro, cioè mi riempie il cuore, è una cosa che è mia. Beh, certo, ci mancherebbe che tu debba rinunciare per Ecco, personaggi che insomma sono abbastanza discutibili, esatto. ecco. Quindi ho ricominciato, poi ho incontrato Ronan Farrow e ho cominciato a lavorare con lui praticamente in un modo segreto per poter far uscire queste registrazioni. Era tipo un film. Non so se hai ascoltato il suo podcast, però spiega un po' Sì, che cosa è assolutamente. successo. Assolutamente. Sì, era come un film. Eh sì, assolutamente sì. E quindi la tua vita adesso continuerà a Los Angeles o che cosa hai in progetto di fare? Adesso sono qua solo per qualche meeting e ritornerò praticamente su New York e Miami, perché adesso sto più su Miami dato che c'è più spazio, mi sento più sicura per il discorso del Covid. E sì, sto continuando a portare avanti dei progetti che sono molto coinvolti con l'activist. Sto cercando di aiutare delle organizzazioni non profit che aiutano le donne su New York City. Sto cercando di portare avanti delle legislazioni che possano cambiare un po' la situazione soprattutto come le donne possono sentirsi più sicure per denunciare e anche per togliere gli limiti, come si dice? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Dillo in inglese. Statute of limitation, i limiti per poter denunciare una persona.
Ah, vabbè, ok, sì, non so l'equivalente proprio letterale in italiano, ma è chiarissimo il concetto. Mi Ok, sono ok. Sì, comunque dimenticata. per aiutare le donne, insomma, a non rimanere nell'omertà, diciamo, ancorate nel Esatto, silenzio. cercare di, Ok, sì, cercare di combattere fino a che riescano, soprattutto adesso che la possibilità è il momento giusto, sì, riuscire a riaprire magari dei casi che sono stati chiusi in passato perché ci si sentiva impaurite e sole. certo, peraltro, insomma, e poi andiamo a chiudere, Ambra, c'è un po', tornando un po' ai pregiudizi, no, che ruotano intorno all'universo femminile di cui stiamo parlando oggi, che vogliamo a tutti i costi cercare di abbattere. Mi fa piacere sentire che sei attiva anche proprio con associazioni che aiutano le donne. C'è proprio questo che quando si ha a che fare con donne che fanno un mestiere come il tuo, cioè legato comunque all'aspetto fisico, si dia per scontato che ci sia solo quello, che quindi la testa non esista e che si sia disposte a tutto pur di. Tu, a parte Sì. aver dimostrato che non è quello che vuoi, cioè essere disposta a tutto pur di, ma poi oltretutto, no, insomma, è abbastanza grave che nel 2021 c'è ancora chi pensi che chi fa la modella non ha testa, insomma, no? Perché poi purtroppo io credo che ci siano ancora tante persone che lo pensano e questo mi rammarica molto. Il discorso è che si pensa questa cosa, ma finché non la provi, diciamo, no, o conosci qualcuno che è molto vicino a questo lavoro, non si sa dietro le quinte di cosa succede. E Certo. anzi, un lavoro di competizione altissima, se non sei veramente molto sveglia, non arrivi ad andare in un altro paese dove per avere anche solamente dei visti lavorativi in questo lavoro è veramente difficile. E puoi portarlo avanti perché, come ho detto, la competizione è veramente molto alta, cioè devi sapere come lavorare e farlo in un modo onesto, che è ancora molto più difficile. Quindi Sì, ci vuole certo. tanta testa, anzi. Anzi, io credo che proprio laddove ci siano mestieri, dove ci sono tanti pregiudizi, ci sia ancora più intelligenza perché per sopportare e per superare gli ostacoli bisogna averla per forza, insomma, se no, lo potrebbero fare tutti, no? E non basta certo una bella faccia, un bel fisico, quelli se ne trovano a mai Eh sì, finire. Lo so, però soprattutto in vedi, questo lavoro, anche tu sei una bellissima donna, quindi però. il discorso è che si trovano ovunque, Ti bisogna ringrazio. sapere Sì, usare la bisogna testa. andare oltre, vabbè, insomma, però io dico sempre, chi lo vuole capire bene, chi non lo vuole capire, pazienza, amen, non si Sì, può chi andare rimane d'accordo in tutti. quel piccolo box, come si può dire, che ci stia lì e via. Esatto, anch'io guarda, a mali estremi estremi rimedi, no? Si dice così, se non si vuole fare quel passo lo faremo noi e passeremo sopra le persone che ancora sono ancorate in queste convinzioni. Allora, che ore sono da te? Perché sto facendo anche un po' il Le check. 7 del pomeriggio adesso. Sì, e Sì. Le quindi ti stai preparando a cenare 7 di praticamente sera. per te. Ok. Sì, è solo che qua purtroppo, dato che sono venuta per fare dei meeting, sto cercando di vedere le persone che ho bisogno di Certo. vedere, quindi E allora adesso ti sono un lasciamo po' così. subito libera, assolutamente. Noi continuiamo con la maratona, ma insomma, tu continua pure con i tuoi Grazie. meeting. Grazie ad È Ambra stato un Vatinana piacere. Gutierrez per Grazie la testimonianza e per averci raccontato la sua esperienza. E questo è lo scopo della nottata sulle fonti TV nell'ambito della maratona Donne e Lavoro per la Giornata Internazionale della Donna. E tra poco, dopo la pubblicità, beh, vi dico subito chi sarà con noi, Maurizia Cacciatori. Quindi ritorniamo sullo sport, una grande campionessa, insomma, non ha bisogno di presentazioni. A tra poco.